mattina lattanzio e oggi mi sono svegliata con un pensiero strano. Ma se il mio cane fosse piccolino? Oh mio Dio! Malta! Perché un Queen? Dov'è Chloe? Ma Queen, ma tu non sei Chloe, sei un po' troppo piccolina. Non ho paura, Marta! Marta! È successo qualcosa? Dove è finito il mio cane? Era soltanto un pensiero! Queen, sai dirmi dove è finita Chloe? Dai, vieni qua, proviamo! Vieni qui! Oh mio Dio, Marta, dove sei? Voglio farti vedere che c'è il mio nuovo cane. Come potete vedere c'è una bella differenza. Io normalmente sono abituata ad avere Chloe che è gigante, pesa tantissimo, mentre lei qua sulle mie gambe manco la sento. Come avete letto dal titolo, oggi proverò a vivere con un cagnolino piccolino al posto della mia Chloe che è gigante. E quindi voglio appunto vedere come si comporta Queen davanti alla ciotola enorme del mio cane, davanti ai giochi di Chloe, davanti alla sua cuccia, perché in confronto a lei sono sproporzionate, ovvero sono giganti. Ma adesso iniziamo subito. Mi fa troppo strano avere Queen, perché è minuscola, cioè guardate. Ma adesso è arrivato il momento della pappa. Cioè questo è quello che mangia lei al mattino. Ciao amore, strano che non mi attacchi. Avrei bisogno di un'armatura per Queen, però quando è da sola con me fa la brava. Comunque, adesso vi faccio vedere quanto mangia Queen. Fate conto che Chloe normalmente mangia 235 grammi. Adesso andiamo a pesare quello che mangia la cucciola, vero Queen? Papà? Siete pronti? Ora rido. Quant'è? Oh, no, vabbè. 29 grammi, ma Queen! Non ci credo, cioè con te si risparmia. Ma poi da notare, ciotolina gigante per 3 croccantini. E beh, giusto. Queen, sei pronta? Vieni. Secondo me sta pensando, ma perché ho questa ciotola gigante se io sono così piccolina? Non mi fa troppo ridere. Comunque ha capito che c'è un qualcosa di strano, perché vedete che si allontana un pochino. Cioè prima vedete come fa. Non ci credo. Amore, ma sai che se ti ci metto dentro puoi starci bella tranquilla. Che poi da notare, Chloe mangia super velocemente, mentre lei ne mangia uno per volta. Ma Queen, ma stai ancora mangiando? Ma veramente? Ma quanto ci metti per sacchiottina? Chloe invece ci mette pochissimo. Queen, vuoi l'acqua? Cioè potrebbe fare proprio un bel bagnetto qua dentro. È grande come lei. Queen, guarda, vuoi? Mi sa che mi odia. Secondo me tra poco mi attacca. Non so come mai, ma secondo me mi attacca. Ciao Queen! Ho paura, Marta, dove sei? Voglio il mio cane, non voglio Queen. Dai, vieni! Vieni! Dai, ciccia! Vuoi venire qua? Raga, forse sale. No, scusate, ma io devo assolutamente fare un qualcosa, cioè. Io ho paura, questa mi attacca. Queen, vieni! C'ho paura, mi metto così. Ma raga, ma non è dolcissima come Chloe? Queen, vuoi venire sulla cuccia? Dai, vieni, Queen. Ah! No raga, io non ce la faccio. Dai Queen, aspettate, adesso me la compro. Guardate cosa faccio. Queen, guarda che cos'ho. Queen, un biscotto che così non mi attacca. Queen, ma questo altro che letto, sono due letti matrimoniali per te, vero? No, vabbè, cioè, a Chloe questa cuccia va piccolina. Sei comoda, ti piace questa cuccia, vero? Ma adesso è arrivato il momento di darle dei giochi di Chloe, giusto per farvi capire. Queen, vuoi la pallina? Pallina grande come lei. Vuoi? Guarda! Vuoi? Dai Queen! No, niente.
Cioè, raga, è, guardate, è proprio grande come lei praticamente. È molto più grande della sua testa, guardate. Ah, caspita! Ho paura, Chloe, dove sei? Ritorna qui dalla mamma. Sei molto più dolce, un po' troppo grande, eh? Per alcune cose preferisco Queen comunque. Cioè, guardate, non ingombra niente. Ma adesso, guardate, le diamo pure le corde. Fa troppo ridere perché i giochi rispetto a lei sono giganti. Cioè, guardate soltanto questa corda. Se poi le metto accanto questa. Queen, non ti piacciono i giochi? Dai, sono piccolini, vero? Ormai siamo diventate amiche, no? No. Ok, scherzo. Ok, raga, adesso voglio provare a risvegliarmi, anche se ormai è tipo mezzogiorno, a risvegliarmi appunto con un cagnolino piccolino. Quindi voglio provare a capire come ci si sente ad avere uno scricciolo così nel letto. No, perché quello ogni volta mi schiaccia, ma proprio schiaccia tantissimo di notte, nel senso che non riesco proprio a dormire. Mentre Queen sarà veramente una formichina. Mio Dio, raga, non ci credo, non è possibile. Ma io non la sento nemmeno, mi sembra di avere il telefono qua. Raga, ma Queen? No, vabbè, cioè, ma addirittura lo per... Ciao, amore! Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, io qui la posso anche perdere nel letto. Mentre Chloe, come ben sapete, è talmente grande che si vede anche troppo. Amore mio! Ma infatti Chloe nemmeno la facciamo entrare sotto alle coperte. Cioè, pensate veramente se così da un giorno all'altro tutti dovessimo cambiare cane. Quindi al posto di avere un cane piccolino, un cane grande, abbiamo l'opposto. Assurdo. No, perché così capiamo veramente che cosa provano le altre persone. Queen! Cioè, posso fare pure la scena del Re Leone. Adesso è arrivato il momento della passeggiata. Avete ben presente come cammina Chloe? Tira tantissimo e a volte cado perché tira troppo. Ma quindi le devo anche mettere il guinzaglio di Chloe? Ma come fa a stare il guinzaglio di Chloe? Andiamo subito. Ma da quando in qua Queen si siede su di me? Con Chloe questo proprio non posso farlo. Perché pesa tantissimo. Cioè, lei qua sopra mette soltanto le due zampe e basta. Dai, Queen, andiamo a fare la passeggiata. Ostia, ho paura, ho paura. Marta, aiuto, Marta, dove sei? Voglio Chloe. Prendiamo il guinzaglio di Chloe. Ma, no, scusate, ma questo pesa più di Queen. Altro che, cioè, soltanto questa catena pesa tantissimo. Queen, sei pronta? Scappa. Cioè, ma un cane così piccolo io lo perdo in casa. Vieni. Ho paura, raga. È gigante, ma poi guardate come ne va largo. Patatina, adesso lo leviamo subito. Infatti, fortunatamente Marta, la tua mamma, ci ha lasciato il collare tuo. Queen. Ah, così vieni, ruffiana. Ma adesso le mettiamo il suo guinzaglietto e usciamo. Da notare il guinzaglietto di Queen, minuscolo, il guinzaglio dei miei sogni. Sinceramente queste qui sono le cose che vorrei comprare a Chloe, solo che ogni volta Franci mi dice che abbiamo un Amstaff e non un Chihuahua, nel vero senso della parola. Amore, e quindi ti metto questo cosino, ma è minuscolo, cioè mi va tipo come braccialetto. Queen, guarda cosa ti metto, vieni. Oh, oh, non mi morde. Sì, abbiamo avuto delle discussioni io e Queen, durante questo video. Queen, ferma. Guarda cosa ti mette la mamma. Faccio finta di essere sua mamma, tanto ormai. C'è qualcosa che non quadra, mi sa che ho sbagliato. Come si mette, raga? Qua ci vogliono le istruzioni. Il mio è più semplice, allora. One eternity later. Ce l'ho fatta. Ho letto le istruzioni, la leghiamo, mi sa che ho anche sbagliato e andiamo! No, vabbè, raga, cioè, ma è piccolissimo, io ho paura di farle male perché sono abituata con la mia che non riesco nemmeno a chiudere la porta. Troppo strano avere un cagnolino piccolino così. A quest'ora io ero giù da un'ora.
perché quello proprio mi trascina. No, vabbè raga, mi sento tipo una diva di Hollywood col cagnolino piccolino. Andiamo. Sono altissimi per lei. Salta, salta. Lei invece non la sento nemmeno, anzi a volte ho paura di alzare questo braccio perché se lo faccio si alza, cioè si solleva proprio Queen. Guardatela, guardatela, non tira niente. Eccoci qua, sono all'area cani con Queen. Mi fa morire da ridere perché è piccolissima, altro che Chloe che mi sballottola ovunque. Cioè, guardate, sembra un sogno. Non mi sembra vero che ho un cagnolino così piccolino. Cioè, guardate, con un dito tengo il guinzaglio. Comunque, raga, la mia giornata con un cagnolino piccolino è andata, ce l'ho fatta. Ho superato anche la mia paura di Queen, perché come ben sapete avevo paura, ma ogni tanto mi attacca, non so come mai, cioè, eppure io lo voglio così tanto bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse cliccate like, ma cliccate like soprattutto per lei, anche perché ce l'ho fatta a superare questa giornata con un cagnolino minuscolo e la differenza direi che è molto molto grande. Quindi cliccate like, andate a vedere pure il video di Marta Rossi perché Marta ha passato la giornata con Chloe. Non vi dico niente perché fa troppo ridere. Immaginatevi soltanto Chloe che mangia nella ciotola di Queen. Ciao raga, un bacione grande grande. Ciao Queen!